Buongiorno ragazzi, vedete che domani avremo queste previsioni al nord. Sarà una giornata, vedete, di pioggia in tutto il nord, a partire da Torino, Milano e via discorrendo. Poi passiamo al centro Italia, dove continueranno le perturbazioni, come potete vedere, con diciamo così. No, devo aver detto qualche cosa. Buongiorno ragazzi, scherzi a parte, oggi è arrivato finalmente un bel giocattolino. Olè. Ed eccolo qua, il Nest. Ecco che cos'è il Nest? Guardate, il Nest non è nient'altro che un fantastico, secondo me, poi proveremo, termostato smart, quindi è un termostato della Google, perché lo fa la Google, dove possiamo comandarlo con il nostro telefonino. Ma non solo, prende le nostre abitudini, si regola da solo, fa vedere il meteo, l'umidità, fa un sacco di cose perché è collegato a in internet. Allora, vediamo come è composta la confezione del nostro Nest. Ok? È di terza generazione, quindi prezzo un po' caro, 250 euro, però secondo me ne vale la pena. Allora, confezione, il nostro termostato, quelli. Che vedete è veramente molto bello e elegante. Adesso c'è da poi togliere quello perché è un sensore che vi vede in casa, poi vi spiego. Vedete qua, collegamento USB oppure appunto collegamento con la basetta che vedremo. Le istruzioni. Un classico, diciamo, alimentatore USB. La centralina di comando dove vi spiegherò poi cosa serve. Il cavo appunto USB per poterlo alimentare e la basetta appunto dove inserirlo. Poi abbiamo una mascherina che è, diciamo, la parte più brutta secondo me, che potevano fare un po' più bella, e anche l'annotazione delle viti per poterlo, vedete qua, delle viti per poterlo fissare. Bene, allora, la mascherina trovo che tanto non mi serve. Oppure lo spiego. Dunque, allora come funziona? Ci sono due metodi. Allora, uno, togliere il termostato, diciamo che c'è già, e quindi molto semplice. Oppure ci accorgiamo che il termostato dove c'è non va bene, vogliamo spostarlo da un'altra parte. E quindi come funziona? Funziona in questo modo. Allora, questo termostato qua in wireless comunica con questo, ok? Quindi diciamo che il lavoro principalmente di apertura e chiusura del contatto lo fa questo. Allora basta svitare questa vite, tiriamo via il coperchio e come vedete ci sono una serie di morsetti. Non è complicato, fidatevi. Sembra, ma non è. Intanto poi vi farò un altro video dove collegheremo il tutto. Quindi questo è solo per farvi vedere che cosa c'è. Comunque poi noi qua abbiamo appunto lo schema dei collegamenti. E come funziona? Allora, funziona così. Togliamo il nostro termostato. Quindi, questo può andare a vedere nella 503 esistente, se c'è, oppure nel muro, se è messo nel muro. Nel caso mio c'è il muro, non c'è 503. Vabbè, dunque questo a me non piace, quindi io non lo metto. Però visto che fanno sempre vendendoli, ci sono praticamente delle cornici rotonde in acciaio, diciamo, un po' di vario tipo, se uno vuole cambiare. A me piace così, lo metterò così sul muro. Allora, per metterlo così ci sono appunto due soluzioni. Allora, se noi vogliamo metterlo dove c'è il termostato, quindi abbiamo bisogno di questa basetta, ok? Quindi questa basetta dove vi avvisa, mi raccomando, vi avvisa che qua ha due contatti di non andare assolutamente 220 volte, ok? Poi vedete che hanno fatto una cosa fighissima dove praticamente c'è una bolla qua, dove quando voi lo metterete al muro lo metterete dritto per forza, perché serve proprio appunto per metterlo dritto in modo che quando incastriamo questo sarà dritto. Allora, noi avremo già dei fili dove c'è il termostato, ok? Quindi è molto semplice poi da collegare e vi farò vedere. Se no, questo possiamo metterlo anche in un tavolo volendo, perché c'è la basetta apposta che è un optional. Quindi andrà collegato con questo cavo qui e l'alimentatore. Però ovviamente secondo me non è granché, quindi è più bello attaccarlo al muro. Poi comunque si può anche staccare e portarlo via.
volendo, ok? Quindi si può anche usare per casa, girandola per casa, anche se non è venuto di casa. Però ha una batteria, quindi non deve essere per forza collegato, diciamo, alla base. La base è una stazione principalmente di ricarica. Allora, come funziona? Funziona così, che è molto semplice. Questo è quello che comunicherà insieme a lui. Perciò noi questo qui lo mettiamo dove c'è il termostato, all'inizio, diciamo, in una scatola. Nella scatola di derivazione, io lo metto nella scatola di derivazione, dove ci va un'alimentazione 220 volt classica, ok? Guardate che è molto semplice, potete farlo tranquillamente voi senza chiamare nessun tecnico. Quindi apriamo la scatola di derivazione e abbiamo due fili di alimentazione, ok? Del 220. Uno sarà blu per forza, che è il neutro, e uno è la fase, che in questo caso è la L, come vedete qua L, che può essere o nero o marrone o grigia. Bene. Allora, l'importante è rispettare i colori, quindi il neutro sulla N, che è il blu, ripeto, e la fase sulla L, ok? Quindi vedremo i 220 volt a questo apparato qua. Bene. Poi abbiamo una serie di morsetti dove c'è scritto T1, T2 e il simbolo di terra. Vedete, è una freccia con delle righette. Allora, il simbolo della terra, colleghiamo la terra, che sarebbe quella gialla e verde, e non ci si può sbagliare, c'è solo quella. Il T1 e il T2 vanno collegati praticamente al T1 e T2 di questa basetta che vedete qua, ok? Che non è nient'altro che l'alimentazione che dà la basetta. Perfetto. Questa alimentazione che dà la basetta dà semplicemente un 5 volt come il cavo, esattamente uguale. Invece che mettere il cavo all'interno, prende l'alimentazione dei fili qua, dove appunto è esistente, come dicevo prima. Quindi togliendo il termostato abbiamo dei fili, quei fili li sfruttiamo per dargli poi l'alimentazione. Bene, comunque vedremo poi nel prossimo filmato bene come collegarlo. Poi abbiamo una serie di morsetti con scritto 1, 2, 3 e non è nient'altro che un comune, un contatto aperto e uno chiuso. Come funziona? Funziona come il termostato. Quando noi giriamo la rotella sentiamo fare click e clack. Quando sentiamo fare click, chiude il contatto come l'interruttore della luce, quindi chiude, come schiacciare l'interruttore, fa partire la caldaia. Nel momento che rigiriamo e riapre il contatto, si spegne la caldaia come se spegnessimo la luce, quindi è molto semplice. Praticamente c'è un filo che arriva, ok? Dopodiché un altro dove c'è il contatto aperto e un altro chiuso. Nel chiuso la corrente continua a passare e va via, in quello aperto la corrente ovviamente si ferma perché come l'interruttore fosse aperto. Cosa succede? Quando noi aumentiamo la temperatura, chiude il contatto e quindi passa la corrente e va a accendere la caldaia. Nel momento che noi rigiriamo e la caldaia vogliamo farla spegnere, girando la temperatura riapre il contatto e quindi la corrente non passa più. Quindi è molto semplice e sono i fili che già esistono, ok? Con questo noi possiamo appunto poi regolarlo anche dal telefonino, perché c'è un'applicazione, quindi anche essendo fuori casa possiamo regolare tranquillamente il funzionamento della caldaia. Ha un sacco di funzioni, ho visto, quindi si può programmare l'ora di accensione, l'ora di spegnimento, di tutta la settimana, tutto il mese, eccetera, eccetera. Al meteo, quindi vi prenderà il meteo del luogo dove siete, l'umidità, veramente un sacco di cose, l'orologio. Per di più ha un sensore che quando voi passate davanti, in automatico si illumina e vi fa vedere, diciamo, quello che c'è all'interno. Quindi quando praticamente sta per funzionare il riscaldamento diventerà tutto rosso, okay. Comunque poi lo vediamo bene in un altro filmato, adesso lo faremo vedere bene la confezione cosa comportava tutto quanto. Ha un'altra funzione, una funzione eco che secondo me è importante, di risparmio. E com'è questa funzione eco? Questa funzione eco è che quando voi non siete in casa lui non vi vede passare e praticamente va in eco. Ovviamente uno decide se vuole metterlo in eco, quindi è un'opzione. Allora uno dice, però ok, ma se questo è nel salotto e io sono tutto il giorno, che ne so, in camera, non va. Invece no, perché lui è collegato con la rete e sente che noi abbiamo il nostro telefonino, quindi sente il telefonino nella rete domestica e quindi sa, anche se non ci vede passare, che siamo in casa. È una figata, secondo me veramente è molto molto figo. Quindi, adesso andremo poi a vedere nel prossimo filmato il collegamento, proprio passo passo, così potete farlo tranquillamente. Purtroppo costa 250 euro, diciamo che è la nota dolente ed è tanto per un termostato, però secondo me ne vale veramente veramente la pena. È ovvio che una casa come la mia su tre piani dovrei metterne uno a piano. Adesso cominciamo con uno e vediamo. Comunque
potete metterlo tranquillamente nel muro come dicevo prima, poi dopo questo praticamente si incastra così in modo da, ecco qua, voilà, vedete? Quindi qua è abitato il muro, io lo lascerò così senza nessuna cornice, mi piace di più, e poi è bellissimo perché ruota, ruoterà, poi vedremo, e dopodiché ruoterà praticamente la cornice, poi basterà schiacciare. Adesso non so se carico, magari tengo premuto un po', vedete? Perché non è touch, poi è un vetro molto spesso, eh? Fatto tipo lente di ingrandimento probabilmente per vedere molto meglio la forma, e scarico, quindi ovviamente scarico perché essendo nuovo non ha tanta batteria. Ok, allora ci vediamo al prossimo filmato, che sarà il procedimento di installazione e collegamento, e vedrete che è veramente facilissimo. Ok, al prossimo video, ciao.